Buon pomeriggio, benvenuti a TG2000. Da oggi si applicano le nuove linee guida sulla quarantena a scuola. Con un caso in una classe, fino ad ora tutti gli alunni andavano in quarantena. Adesso le cose cambiano: se c'è un positivo, ma tutti gli altri compagni e i professori sono negativi, si resta in classe. Se i positivi sono due, vanno a casa i non vaccinati. Se sono tre, ci vanno tutti. Il governo ha messo a punto una strategia per fronteggiare la quarta ondata dell'epidemia, cercando di evitare le misure restrittive introdotte in passato. Il piano prevede l'estensione della validità del Green Pass per 12 mesi fino all'estate, la riapertura degli hub vaccinali per la somministrazione della terza dose e chiusure controllate in base al cambio di fascia delle regioni. È stata rimossa la cabina della funivia Stresa a Mottarone, precipitata domenica 23 maggio, quando sono morte 14 persone. C'è stato un solo superstite delle persone a bordo, il piccolo Eitan di 5 anni. L'intervento è stato preceduto da settimane di lavoro in quota dalle squadre dei vigili del fuoco. Cadono le restrizioni all'ingresso degli Stati Uniti per i viaggiatori internazionali introdotte nel 2020 a causa della pandemia. Da oggi si riaprono i confini per chi viene da Europa, Cina, India, Brasile e Sudafrica, sia per turismo che per motivi di studio di lavoro. Bisognerà però essere pienamente vaccinati e testati entro 3 giorni dalla partenza. Daniel Ortega è stato rieletto per la quarta volta presidente del Nicaragua con circa il 50% dei seggi scrutinati. Il partito Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale del presidente in carica ha ottenuto il 74,99% dei voti. Dopo l'arresto dei principali leader oppositori negli ultimi mesi, dure critiche a Ortega. Elezioni farsa, secondo gli eurodeputati osservatori. E oggi alla COP26 di Glasgow è il giorno di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti, nel suo intervento, definisce non sufficienti le misure attuali per contenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi. Ci si sta muovendo nella direzione giusta, ma siamo lontanissimi da dove dovremmo essere, ha detto. Il tasso di crescita del reddito reale delle famiglie per abitante cala dal 3,8% nella zona OCSE nel secondo trimestre dell'anno. Il calo sarebbe legato alla diminuzione del reddito delle famiglie negli Stati Uniti. In Italia il reddito reale delle famiglie è sceso dall'1,7% dei primi 3 mesi del 2021 allo 0,1% del secondo trimestre. Per questa edizione è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000 alle 18:30 ed ora vi lascio alla coroncina della Divina Misericordia. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.